la verità è che io innanzitutto devo ringraziare voi bambini, perché devo dire che ci avete veramente emozionato. Siete l'ennesima dimostrazione che per affrontare temi di carattere ambientale, e qui nel territorio ne abbiamo parecchi, anche di una complessità rilevante, bisogna sempre partire da voi, sempre coinvolgere i bambini e i giovani, i ragazzi, perché siete voi il nostro futuro, siete voi che siete scelti delle vostre menti libere da queste cattive, da queste abitudini a cui noi siamo purtroppo stati abituati. Quindi siete voi che siete nei nostri confronti esempio e sprone per fare di più e meglio. Quindi grazie per averci emozionato. Ovviamente ringrazio anche la preside, che è stata subito ricettiva in questa azione che è stata intrapresa dall'associazione Mare Viva, e che subito abbiamo accolto come consiglio di istituto. Devo dire, preside, all'unanimità e senza battere ciglio, subito abbiamo votato tutti all'unanimità. Quindi sono felice che il primo circolo didattico di Termini Imerese che mi devo rappresentare sia capostipite di questa iniziativa, ma fondamentale che tutte le altre istituzioni scolastiche ci seguono, perché se pensiamo che ognuno con una piccola azione nulla può fare, è però vero che essere di esempio può coinvolgere gli altri, e poi il numero fa effettivamente la differenza, e quindi ognuno di noi nel nostro piccolo, assieme a tanti altri, fa la differenza per rendere questo mondo migliore. Relativamente all'argomento dello specifico, oltre a quello che è stato riferito dalla Preste, in relazione alle borracce stiamo verificando quale sia la soluzione migliore da apportare per i bambini, perché anche in base, lo possiamo dire, ai costi delle borracce, verificheremo quale sia il materiale più idoneo, visto che dovremo fare una come scuola, una donazione a tutti i bambini che vorranno usufruirne. Quindi già dalla prossima settimana saremo attivi su questo fronte e daremo una soluzione a questa tematica, e anche saremo, coinvolgendo le varie associazioni del territorio, abbiamo già in mente varie iniziative sempre a carattere ambientale che coinvolgeranno tutto il territorio, tutta la città, perché è importante, ripeto, viste le varie problematiche che abbiamo qui a Termini Imerese di carattere ambientale, coinvolgere tutti a 360 gradi per avere un mondo migliore, perché come avete spesso sentito dire in questo periodo, non abbiamo un pianeta B a cui aggrapparci, ma abbiamo solo questo, e se lo vogliamo salvare, se vogliamo garantire un futuro a queste nuove generazioni, i nostri figli, dobbiamo dare il massimo affinché ciò sia possibile.